Cari ascoltatori di Radio Pugino Ner, bentornati nel nostro spazio dedicato all'analisi politica. Oggi ci tuffiamo nell'ultimo capitolo, almeno l'ultimo per ora, capitolo della soap opera che ha come protagonisti il Movimento 5 Stelle. Eh, guidato in questo momento con la leadership di Giuseppe Conte e il grande regista nonché il padrino indiscusso Beppe Grillo. Questa volta l'ex comico genovese, tuttora comico, eh, comunque non è perché fa politica, non è, non, non, è, non, è, non, è, non è più un comico, insomma è sempre è tuttora comico. Eh, non le manda a dire eh, con la sua ironia, molto spesso, e eh, affila la lama dell'ironia contro l'attuale leader politico del movimento 5 Stelle, che a quanto pare sta faticando non poco ad accettare la realtà delle cose. Ma cosa è successo di preciso? Partiamo dai fatti. Gli ultimi risultati delle elezioni regionali in Umbria e dell'Emilia Romagna sono stati per il Movimento 5 Stelle un altro schiaffo, l'ennesimo di una lunga serie, con percentuali al limite della sopravvivenza politica. Il 4,71% soltanto in Umbria e addirittura un misero 3,55% in Emilia-Romagna. Il Movimento 5 Stelle si è confermato sempre più marginale, almeno a livello locale, e questo ci fa molto, molto male, visto che il Movimento 5 Stelle all'epoca era il Movimento 5 Stelle. Ora con Conte tutto sta andando a rotoli. E qui entra in scena Beppe Grillo che decide di usare il sarcasmo per risvegliare i suoi da questo torpore incredibile. Pubblica sui suoi social una foto che lo ritrae accanto ad un uomo vestito da soldato giapponese con una didascalia che recita Oz Onoda. Eh, un riferimento storico al famoso soldato giapponese Hiro Onoda che continuò. A combattere nella giungla filippina per quasi 30 anni dopo la, seconda, la fine scusate, della seconda guerra mondiale, rifiutandosi di accettare che la guerra fosse terminata. Così, Oz, il mago di Oz, così lo aveva definito già Beppe Grillo, eh, Giuseppe Conte, è diventato Oz. Onoda. Un'immagine evocativa, e una metafora chiara. Secondo Grillo, Giuseppe Conte è l'ultimo soldato giapponese del movimento 5 Stelle incapace di accettare che la guerra politica del Movimento 5 Stelle così ormai è persa. Un'accusa pesante che sembra dire Giuseppe è finita, spegni la luce e chiudi la porta quando esci. Eh, non è la prima volta che Giuseppe Grillo si scaglia contro Conte, ma stavolta lo fa in un momento particolarmente delicato. All'orizzonte infatti c'è la tanto attesa assemblea costituente del movimento prevista per il 23-24 novembre, dunque tra eh, tre giorni noi la seguiremo naturalmente e in diretta vi aggiorneremo su tutte le novità, un'assemblea in cui si discuterà anche il ruolo del garante. E indovinate un po' chi rischia di essere ridimensionato in tutto questo caos, proprio lui, Beppe Grillo. Dunque, da un lato, Grillo cerca di riaffermare la sua autorità, di ricordare a tutti che il movimento è nato dal suo genio visionario. Dall'altro, però, non manca di sottolineare a modo suo che forse è arrivato il momento di mettere un punto alla storia del Movimento 5 Stelle. Conte non ammette che è finita, avrebbe confidato Grillo a fonti vicine. Un messaggio che trasuda sarcasmo ma anche un certo cinismo pratico, perché diciamocelo, il movimento oggi somiglia più a un paziente attaccato a un respiratore artificiale che a una forza politica vitale e capace di incidere. Grillo già un mese fa aveva dichiarato il diritto all'estinzione del Movimento 5 Stelle, quasi a voler preservare la purezza delle origini, piuttosto che assistere ad una trasformazione che snaturi l'essenza del movimento, una posizione che paradossalmente potrebbe far breccia tra gli elettori più nostalgici. Dall'altra parte Conte sembra intenzionato a proseguire per la sua strada nonostante i numeri, i risultati negativi e i numeri che dicono chiaramente il contrario. Ma il vero nodo è cosa vuole essere oggi il Movimento 5 Stelle, un partito che si mescola con il centrosinistra o un movimento indipendente e antisistema, come era nei suoi anni d'oro, così come l'ha ideato, pensato eh, Grillo con Casaleggio. La risposta forse arriverà proprio dalla Costituente, ma è evidente che le tensioni interne stanno già minando la stabilità di un gruppo che sembra più una zattera alla deriva che una nave salda al timone. Cari ascoltatori di Radio Pugino NERP, il caso del Movimento 5 Stelle è l'emblema di come anche le idee più rivoluzionarie, se mal gestite, rischiano di diventare il loro opposto. Grillo, da buon comico, sa che il segreto di ogni spettacolo è capire quando calare il sipario. Conte, invece, sembra voler prolungare lo show, sperando in un colpo di scena che potrebbe non arrivare mai. E allora a chi dare ragione? al vecchio samurai Beppe Grillo che preferisce un'uscita un di scena dignitosa, ma naturalmente se il movimento dovesse continuare ad essere quello che è in questo momento, se il movimento tornasse a, ad essere ciò che era alle origini, sono convinto che Grillo sarebbe più entusiasta eh, e più combattivo eh, che mai. Eh, mentre Giuseppe Conte si ostina a credere in una rinascita eh, e non ha contro ogni logica non ha ancora capito che queste alleanze con eh, del campo largo col centro sinistra eccetera stanno soltanto continuando a danneggiare sempre di più il movimento 5 Stelle. Noi restiamo qui pronti a seguire i prossimi sviluppi, soprattutto perché i prossimi giorni saranno molto importanti, cruciali eh, per il futuro eh, del movimento 5 Stelle e perché noi ve li racconteremo sempre con il nostro solito mix di ironia e analisi critica. Eh, grazie, vi ringrazio per averci ascoltato e come sempre al prossimo episodio di Radio Puginioner.